per circa 4-6 minuti, dipende dallo spessore con cui viene tagliata la nostra crostata, mentre l'altro strato di braccio, quello meno intenso, meno calorico, lo useremo per adagiare in conclusione di cottura la nostra crostata sull'osso, perché ricordiamoci che l'osso riesce a trasmettere comunque il calore proteggendo la carne, quindi rendendo omogenea tutta la cottura anche nel suo interno. Ed ecco qua il nostro risultato finale. Perché vuoi sapere il perché, ehi, ti spiego perché, poi ti chiedi perché, ti spiego perché, vuoi sapere il perché, ehi, ti spiego perché, poi ti chiedi perché. Ormai da qualche tempo senti in giro un nuovo nome. Scrivo un testo così in modo di capire la situazione. Tra sti quattro cretini e ti spicco senza problemi. Pensi d'essere il capo della scena, sei il capocoglione. Faccio autocelebrazione, la motivazione è semplice. Ti do modo di notare differenze, stili e tecniche. Quando senti far freestyle, quando chiudo la punchline, poi ti chiudi a far freestyle e sbocco in bagno tipo Eminem. Forse non hai capito bene il concetto e scommetto che adesso mi sfidi. Dai, ripeti tutto quello che t'ho detto. Vai. Buongiorno, madam. Tu, a casa mia, non devi cucinare, capito? Allora spiegami tu cazzo, magno. Dove ti pare, ma non a casa mia! Casa? Quella lei la chiama casa? Arcadasso, signore, quella è uno scantinato. Non ti va bene? Te ne puoi andare anche subito, mi fai un piacere! È un altro stronzo che ti dà 200 euro per un buco, lo trovi? Vieni qui tesoro, vedi Claretta, non devi uscire tesoro, non vedi che gente che c'è in giro? Eh? Ma che pensa che me lo mangio? Oh, mi sta a guardare bene in fascia? Mica sono cinese, un vicentino, io sono milanese, italiano a tutti gli effetti. Solo che hai preso troppo sole. Mi sta dando il negro. No, sei come lei, sei come Claretta. Ma signo, quante volte io devo dire? Io sono nata a Busta Tizio. Busta Arsizio. Là. Quindi io voglio un regolare contratto d'affitto, cazzo. E io voglio che mi aumentino la pensione. È mucca? Certo, ci può giurare, chianina, roba d'alta qualità. Ci metti con un po' spazio? Spazio? Spezzi al limite. No, la faccio al sangue, la fiorentina. Ci vorrebbe il limone? No, ma quale limone? La mamaliga. E mo che è sta mamaliga? È una polenta. A casa mia, a Moldavia, si mangia così. A casa tua? Qui si mangia col sale e un goccio d'olio. Semplice. Alberto, dai, non ti preoccupare.
Ma sì, sarà per la prossima volta. No, no, in cucina non sono neanche entrata. D'accordo, va bene. Ah no, ascolta, c'è Luca vicino a te. Me lo passi? Grazie. Ciao Alberto. Luca, amore della nonna. Oh, bello. La bella bistecca quella pagalogna, no? Quando è cotta, va taletta fettina, poi va messo in salsa limone o calamari. Daria da un altro, mo. Calamari. Certo, calamari. Una bistecca mare in monti, mo. Oh, non è il calamari che tu pensate ai pesci, no? Calamari sono piccoli limoni delle Filippine. E te, mo, che c'entri con le Filippine, te? Io sono filippine. Il figo negro filippino con certo. Visto. Adottivo. Vuole che ti faccio vedere i documenti? Non so te, ma i filippini che ti hanno adottato, di carne, ci capiscono un cazzo. Ciao tesoro, saluti la mamma. Ciao Luca. Ciao. Sì, Claretta. Arrivo. Siamo sole. Novità, vero? Devi mettere il limone? Di chi è sta bistecca? Eh? Allora, di chi è questa bistecca? Tua. Quindi ci metto quello che mi pare e piace. E sai che c'è? A me non me ne frega niente di come si fa la carne a casa vostra. Quello che mi frega a me è come si cucina qua, a casa mia. E qual è casa tua? È l'Italia casa mia. Tu non è italiano, tu sei nero. Devi mangiare cibo da tua terra. Il cebucen a me mi fa schifo. E io in Senegal non ci sono mai stato. Non perdere tradizione della tua terra. Questa è la mia terra. Io sono italiano, lo vuoi capire o no? Poi, porca miseria, potrò mangiarmi una bistecca alla fiorentina senza che ci metto spezie o radici africane, no? No. E perché? Gatto rubato. Ho fumato questo. Coglione. Che sono negro, mi dà una coltellata alle spalle. Perché sembri uno di quelli appena sbarcati. C'è pure il nipote. Coraggio. Mi devo sedere. Mi siete, madre? Tutto bene, madre? Sicuro, ma tutto a posto.
Tutto bene, signor? Oh, un goccio di vino. Qui, qui, qui. Basta, 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 grazie. Spacca sta la taglia. È più bella di quella di mia madre. Sì, eh? Non ti strozzare. Ce n'è tanta qui, eh? È veramente buona. Ma quello che è mi vuole? Sì, ma lui doveva essere qui oggi. Invece è andato in campagna col suo papà Alberto, che è mio figlio. Alberto fa l'architetto. È andato a vedere un terreno. E si è portato anche Luca. Verrà la prossima volta. È fortunato. Sì, è fortunato. È un bel bambino. Quanti ne ho? 7. Lo sai, signor? Mm-hmm. Io sono 7 di fratelli. 7 fratelli? E dove vivete tutti e 7? Dove vivo? In Africa. In loro. Africa. Ma scusa, tu non sei milanese? Io sono milanese. Quelli sono africani. No, no, non riesco a... Io sono milanese, io, però loro sono africani. Che ne sanno? Sì, sì, ma perché loro sono africani? Non ho capito. È perché mio padre gli piace divertirsi e ha 4 mogli. 4 mogli? Eh. Un furbo il tuo papà, eh? Facciamo un brindisi, signor? Sì. A noi? A noi. 4 mogli, non male. Ma come si chiamano i tuoi fratelli? Mohamed, Said, ma tutti così si chiamano.